carica che... Ci riacchiappiamo. No, no, no. Via! Fantastico! In patrol, però la volevo vedere. Ah, ecco cosa aveva. Non va in patrol, grande. Ecco cosa aveva quel tizio. Era questa la parte di sopra. Cacchiarola, che bella. Si ringrazia Fidek per l'insistenza. Cioè, io pure ci salto sempre in testa, l'ho fatto già. Però Fidek mi ha proprio convinta a... provare però. Sei serio? Mai provato. Ma ci proviamo. Vediamo che fine facciamo. Voglio sperimentare un po' la piromanzia. Intanto mi vado a prendere un altro frammento dal ciccio bello qua.
Se provassi la piromanzia con lui, lei? Facciamo una prova con lei. Che dite? Vediamo di che morto dobbiamo morire. Ah, lo posso armonizzare anche. Questo è per provare. Sbagliato. Lo so, sto giocando a Nier, ho sbagliato. Oddio, c'ho un attimo i bottoni di Nier. Sotto controllo. Quanto dura sta piromanzia? Sto provando un attimo la piromanzia. Così contro Sullivan me la spiattello addosso e dovrei assorbire io di più i danni di tipo fuoco. Non so quanto mi farà bene. Un po' di armatura ce l'ho. Magari riusciamo a farlo così. Che dite? Così mi sentite anche meglio, forse. Vediamo se è così. Dovreste sentirmi anche meglio. Farlo, dai. Poche ciance, poche chiacchiere. Ciù, appunto, da non so schivare. È meglio, dai. Ah, no, è colpa mia. Devo riprendere un attimo i bottoni. Madonna, che trambata! Che trambata! Ma perché? Incatasti. Però uno sputo gliel'ho fatto, dai. È abbastanza spietato sto tizio, eh. Allora. Lì è fuori, come cerca di entrare, sì. Già cominciamo buono. Raga, io non lo vedo. Non lo riesco proprio a vedere, mi credete? Cazzo di colpi da questo lato proprio brutto. Non lo farò mai di questo passo.
Vediamo effettivamente. Sicuro non ci punto. Panello. L'ho già, azza. Madonna, che pacchere. Sì, ma meglio io. Quanti paccheri. Toccherà scazzarci per un po', ya. Dice che il livello punta. Madonna, non l'ho visto. Mai stare mai, mai davanti. Ah, è finita la piromanzia. Aiutava la piromanzia, sì. Gli faceva metà danno invece di tre quarti.
Era proprio una brutta roba. Più di tanto, però. Eva. Manama. Si dice non l'hai proprio visto arrivare, non lo vedo proprio. No, non lo vedo proprio arrivare. Lo vedo proprio arrivare. È velocissimo.
riesco a fare un Perry. Là, blu. Sia variabile, questo attacco è stato un po' un macello. E come parry ha visto? Non si può nemmeno parriare.
come home, speak very well. Then touch the darkness within, taken the plant. Very well, then take.
voglio tirare su un po' la piromanzia. Ciao Misre, come stai? Tutto bene? Va bene, grazie. Io sto farmando un po' perché mi sa che di livello sono troppo bassa. Non riesco a capire, mi hanno detto che sono bassa, ma non so se è un problema per il boss. Volevo tirarmi su un po' la piromanzia perché ho l'arma magica. Se riesco a usare la piromanzia. Tanto mi sono fatta un'armatura figa. Ho trovato uno spottino dove fare un po' di anime. Tutte quelle che ho perso. Ah, figo! Sì, guarda che figata, questo è per i danni di fuoco. Questa mi protegge dai danni di fuoco, l'ho appena scoperta. Praticamente invece di ammazzarmi subito il Sullivan lì con la spada di fuoco, invece di togliermi 3/4 di vita, me ne toglie metà. E non è male, eh? Ti chiedo scusa per il naso attappato, che è da oggi che non respiro bene. So più che fare. Scoperto di avere la spada magica, però ho l'intelligenza bassa perché non l'ho mai farmata le magie. Però se mi faccio un cavaliere magico non sarebbe invece perché io ero Araldo che avevo la campanellina. La campanellina è stupida, ma se riesco a farmi delle un paio di magie fighe da cavaliere. Eh no, non è che la stagione, a me a quest'ora l'allergia passa pure. È che sta facendo il clima come marzo. Piove, c'è il sole, piove, c'è il sole, piove, c'è il sole. Cioè, presente a marzo quando c'è il sole e contemporaneamente piove? Ecco. Tipo l'altro ieri il tempo era così, io stavo malissimo. Oggi ha fatto un po' di sole in maniera un po' più stabile, però bastava anche che fa due gocce d'acqua. Io sono allergica al polline e alle graminacee, sicuro. E quello è proprio il clima che li fa fiorire. C'è l'aria che è satura di polline e io soffro come una pazza. C'ho l'antistaminico, però quello inglese non mi fa niente. Io ogni anno provo tutte le marche che riesco. Questo paese o le dosi sono sbagliate, non fa effetto. Cioè, ho provato pure il Piridec, come si chiama? Zyrtec, quello di Boots, niente. Io normalmente scendo in Italia, compro il Reactine e me lo porto qua. Sono 2 anni che non scendo, il Reactine non ce l'ho. Quello è buono, è una bomba. Infatti, il Reactine è una bomba per queste cose. Secondo me è tanta la dose. Perché gli ingredienti ce l'hanno, quelli che ho comprato, ho notato. No, è sarà la dose. Secondo me hanno, perché sono piccolissime le pasticche. Secondo me hanno delle dosi molto minori. Io sono assuefatta. Perché sono abituata alla dose del Reactin. Considera, lo prendo da più di 10 anni. Quello come lo prendo 2 minuti e sto bene. E infatti non so se farmelo spedire perché mo con la Brexit magari me lo bloccano. Il piano era di andarlo a prendere se riesco a farmi portare all'aeroporto. In caso lo smollo, se non me lo fanno portare lo smollo a qualcuno. Però se me lo fanno almeno imbarcare, che è una medicina, magari nel bagaglio a mano, riesco a portarlo. Perché io me lo porto da su. Allora, andiamo a fare un altro po', va? Facciamo 30.000 e
qui cerchiamo compenso con le 40.000 che ho perso, va? Io ho perso 40.000 anime. Vediamo di compensare. Vado a tirare sull'intelligenza, così posso piromanare un po'. Vediamo se riesco. Sullivan è proprio stronzo. Tu hai giocato ai Souls? Conosci? Perché sto miserabile purtroppo non lo vedo. Mi sciotta. C'ho l'anello così. Guarda, c'ho questo che aumenta la destrezza, e riesco a malapena a schivarlo. So nemmeno io come faccio. Teoricamente l'America e il Canada qui sì, passano già per la dogana, come da noi. Ah, ok, come me, io ho giocato a Bloodborne a giugno. Pensa te. Infatti devo riprendere la partita di Vincent che stavo facendo. C'è un mio amico che mi guardava. Abbiamo fatto un personaggio. E Claire ce l'ho New Game Plus 3. No, è come dall'America. Cioè, pure noi controlliamo. Questo è Solaire. Pure noi controlliamo le... Oddio, ho sbagliato tutto nella vita. No, 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 non perdere le anime, che sei pazza. Corri, scappa, c'è il Nemesis. Ecco, appunto. E niente, mi sbaglio sempre strada. No, quindi sì, vengono controllate comunque la dogana. La differenza è che adesso controllano anche la merce europea. Cioè, prima io per mandare un pacco io spedisco in Italia, no? Per mandare un pacco in Italia faccio la bolla normale, internazionale, niente di che, e mandavo. Adesso se mando un pacco in Italia devo fare come se lo stessi mandando in America. Quindi devo fare la dichiarazione di che c'è dentro, che cosa pesa, com'è, quant'è, 25 milioni di domande da compilare per il contenuto e poi in caso. Brava. Poi in caso me lo fanno spedire. Quella è la rottura di palle per me, per quelli come me. No, non l'ho mai preso, sai, perché penso sia più costoso. Una volta abbiamo visto quanto costava un botto di soldi l'Eurotunnel e poi mi lascia in Francia. Quindi io dalla Francia dovrei tornare in Italia, non ce l'ho tutti questi soldi. Io per prendere l'aereo e venire giù normalmente. Considera che io scendo, l'ultima volta sono scesa con tre valigie, due no, quattro valigie, tre grandi e una piccola, perché io devo fare trasloco. Ogni volta che scendo mi devo portare tutta la roba su. No, è costicchia. Una volta provammo con dei ragazzi in una casa condivisa, i sardi, volevano farsi un giro, io ero là a mangiare per cavoli miei in cucina. Questi hanno visto tutti i prezzi e praticamente era un po' costoso. Ti conviene l'aereo. Io che viaggio con un sacco di valigie all'andata non tanto perché faccio la matrioska, quindi scendo sempre con due valigie, sono tutte una dentro l'altra chiuse. L'ultima valigia c'ha i vestiti, c'ha le cose essenziali per quello che rimango. A volte porto roba, magari un souvenir, qualche cagata, il tè. Mi chiedono parecchio il tè. Sai, mia mamma così mi chiede nelle buste di tè. E praticamente quando torno su è tragica. Avevo tre valigie grandi e una piccola, più lo zaino e la tracolla, poi un computer. Quindi è un po' complicato. E io solo per portarmi tutte queste valigie pago dai 100 e rotti, quasi due, una volta quasi 200 sterline mi è costato. Ogni volta è una tragedia. Poi non ho proprio tutto lo spazio perché comunque sto in affitto e tutto. Se dovessi portarmi tutto, mi converrebbe fare un pallet. Ho chiesto quanto costa. Un pallet che sarebbe una pedana, me la facevano, mi pare, a 600, che viene via mare quella. Dovrebbe essere sui 500-600 euro era, se non erro. Che quella magari mi servirà un domani, che se Dio vuole c'ho casa. Anche prima, perché io ho qualche mobile. Si è salvato qualcosa dal garage, c'ho il compressore che è pesante, non me lo faranno mai imbarcare perché è una bombola. Ho delle cose che non mi fanno... Non
è detto perché magari una volta, adesso sono più organizzati, è la mailbox Exitera. Se vai a vedere il sito, penso forse è scritto. Ma mi hanno fatto un ordine customizzato perché dove abbiamo la roba, nella città dove abbiamo sta roba, ci sta questo ufficio. Mia mamma mi ricordo che hanno fatto. Allora, io sono scesa nel 2019 a sistemare i casini di famiglia. Tra cui mi sono trovata che non mi è stato detto, mi sono dovuta fare il trasloco del garage. Perché non mi è stato detto, arrivo giù sorpresa. La persona che se ne doveva occupare, sì, poi ci pensiamo. Si aspettava quella persona, arrivavamo al giorno che ci sfrattavano il garage, che con la roba per strada. Dovevamo fare un cambio garage. Dovevamo svuotarne uno, abbiamo dato via i mobili. Non è roba mia, è roba di mia madre, di mia sorella, perché io non abito giù da una vita. I miei mobili li ho già persi. Una cosa avevo chiesto di portare, non è arrivata, perché sono rimasti giù. E quindi mi si è salvato solo il mobile della Play. No, 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 no. Devi andare dalla Francia, c'è Dove, mi pare. Sbarchi a Dove in Inghilterra, te ne vai sempre. Ah, dici, aspetta, per la Francia. Dici, devi andare giù. No, mi sa che parte dalla punta in... Non parte sempre dalla punta in alto della Francia. Ti confesso, sono un po' ignorante. So che arrivano a Dove, su quello sono sicura. Non sono proprio sicura da dove partano, però arrivano a Dove. E sì, infatti, unico superstite, esatto. Capito, bisogna vedere dove partono. Penso che ti conviene farlo partire dal nord della Francia. Tanto Francia per Francia, fallo partire lì poi. Come cavolo si chiamava il porto francese? Non mi ricordo più. Aveva un nome. C'è proprio la baia. Non è Dove, Dove è quello inglese. È in obliquo verso Dove proprio. Vabbè, comunque sono scesa a fa sta roba. Sono scesa a fare questi servizi e praticamente mi sono trovata a spostare sta roba. Nel casino era uscita una televisione che non era nostra perché i parenti abitavano con me a un certo punto ed era di mio zio che era tornato giù. Allora mia madre, il televisore è buono, bisogna ridarglielo, per carità, quel po' che si è salvato. Come glielo spediamo dal nord Italia al sud Italia? E niente, praticamente la mailbox Exeter ce l'ha fatto. Che c'era proprio adiacente a questo posto, nella stessa città più o meno. C'era l'ufficio postale perché noi non siamo della zona, che cazzo ne so io. Come l'abbiamo trovato, ci ha fatto un prezzo buono, strano perché a me fece un prezzo carissimo per delle props da mandare su per Lucca. E fortunatamente ce la siamo cavata. Fortunatamente ce la siamo cavata. Abbiamo mandato il televisore. Già che stavamo là, ha detto: senti un po', ma mandare la roba in Inghilterra quanto costa? Mi sono informata. Mo' chissà, mo' sarà di più. In Francia? Ah, vai in Canada. Hai fatto domanda per andare in Canada? Non lo sapevo. No, ma parli francese, Misrael. Vabbè che in Canada pure parli inglese e francese, però in Canada fa freddo, fa veramente tanto freddo, no? Il freddo che c'è qua, è roba che stai con la neve alla porta quando neviga, rimani sepolto in casa. Ho capito, e vedi un po' tu, poi non so bene cosa richiedono per lavorare in Canada. Perché tu sei italiano, il mio amico è andato in America, per esempio, là devi avere la green card se vuoi stare tranquillo. Lui l'aveva vinta con una lotteria. Peccato che l'ha persa, la sta buttando praticamente al cesso, però. No, perché è successa una disgrazia, non l'ha fatta apposta. Non è che l'ha fatta apposta.
nascosta. È successa una questione pure abbastanza grave, ha sfanculato tutto. Non me la sento di mettere in bocca perché è veramente una roba grave, cioè, dice al posto suo, io non l'avrei fatto. Però abbiamo un modo di dirlo adesso. Ah, il visto? Hai capito? Perché il visto quanto ti dura? Poi te ne devi andare. Non ti fanno restare a oltranza. Oh, io sto qua. Tecnicamente, mo che sistemo la questione Covid, io torno alla normalità. Tanto quest'anno me ne vado in giro con la maschera, mi sa. Un altro anno con la maschera, poi dovremo stare tutti a posto. Ah, ecco. Penso che ti chiederanno pure le carte. Dovrai avere pure qualche carta per lavorare, cioè il curriculum tuo vale? Cioè, tu gli puoi dire io faccio questo lavoro, poi magari non ci credono. Tipo, qua non erano troppo scassacazzi con le referenze. Io sono arrivata tanti anni fa, però, eh. Fammi vedere una cosa, intelligenza. Andiamo per la piromanzia. Oh, quanto mi serve? 15, 10. Non ho più quella di fuoco, però. Proviamo questa. Fa questa? Qualcosa. Mercato del lavoro in Canada non è. Ah, io c'ho una un mio amico c'ha una persona dall'Australia che se ne vuole andare perché stanno in lockdown da un botto di tempo. Ah, ok. La contano quindi. Eh sì, a me conviene prendere questa. Perché non me la prende? Non me la prende. Vabbè, io salgo a 15. Salgo a 15 e vediamo. No, io dovevo stare in Europa perché ho mia mamma, Se succede qualcosa devo tornare un attimo. Se me ne vado in America è una tragedia. Me ne sarei andata più che altro se avevo un lavoro buono. Perché senza il visto, senza la green card, ti mandano a casa anche se la curi. E a me serve certezza. Io non posso stare in un posto che mi dici oggi stai qua, domani chi lo sa. Poi magari io lavoro, pago le tasse, faccio tutto e poi mi butti fuori perché? Perché ci sono troppi stranieri. Ma che cazzo me ne frega a me? Scusate, eh. Cioè devo stare in grazia di Dio. Non è che mi puoi fare. Non è che io per colpa degli altri che non li puoi controllare devo passare un po' io, insomma. Che non è che dici, guarda, se non fai un tot di punteggio ti devo mandare a casa. Dici, vabbè, cazzi miei, non l'ho fatto io. Dipende dagli altri. E io come faccio a controllarla sta cosa? No, infatti. Oddio santo. Proprio l'aria, io respiro aria e muoio. Senti proprio come se avessi la polvere addosso. Non calciare, devi picchiare.
Vabbè, ti credo perché vai lontano non ti vedono più, secondo loro. Poi, secondo le persone anziane, ancora più lontano. Perché ai tempi loro prendevi la nave e arrivavi in 8 giorni dall'altra parte. A me guardavano male già quando dicevo Europa. Che io non sono andata in America perché non ho la green card. Se no mi sarei azzardata. Portiamo la piromanzia a 15, che posso usare l'arma magica maggiore. Non ho capito perché la minore non me la fa usare. Mancherà qualche altra caratteristica. Invece l'altra me la fa mettere, temo. Cioè, penso. Madonna, Mizra, che voglia di McDonald's che tengo, lo sai? Non lo mangio da 2 anni. Non c'è il McDonald's qua vicino. E la consegna, se la fa, devi fare tipo con Deliveroo, devi pagare un sacco di soldi, mannaggia. Che peccato. Da immolazione. Quando senti si è mangiato il panino, mamma mia, stavo morendo. Le ho bloccato la live, sono andata via. Già non c'è più. Non era manco quello che prendo io, proprio a casissima. No, no, c'è il McDonald's, che dove abito io, l'unica fermata di metro dove non c'è, lol. Ce ne sta uno più o meno ovunque, quella volta anche due, nello stesso posto. È che qua, forse perché è un po' più salutare la zona, non ci stanno, non ci sta come cosa. Devi andare da qualche altra parte, magari c'è pure, ma io non so manco dov'è. Io dove lavoravo, considera, c'era sempre. Io ci andavo quasi tutti i giorni in pausa pranzo, dico quasi perché lavoravo tutti i giorni, avevo due, io facevo due lavori. Quando lavoravo dall'altra parte non mangiavo il McDonald's, perché avevano la mensa tipo, quindi mangiavo da loro, però c'era la pizza, lol, mangiavo la pizza di solito. Invece quando stavo dall'altro lavoro era il McDonald's, poi a volte i turni erano diversi, a volte era dopo pranzo, a volte era a pranzo, quindi o mangiavo a casa, o mangiavo lì. E allora ogni tanto fai 2 o 3 volte a settimana, sì. Poi dipende, perché quando facevo i traslochi ne abusavo un po' di più. Ma poi ci sono altri fast food, non c'è solo il McDonald's, ma andavo anche da KFC ogni tanto per cambiare. Poi c'era Franzos che faceva la roba un po' più naturale. Polonia? Azz, ma serio? Ah, ecco perché, allora sì. No, qui hanno rinnovato perché hanno messo il computer da qualche anno, che vai là e ordini direttamente con quel coso elettronico. Madonna, vabbè, lo posso dire, dai. Io lavoravo nei negozi, arrivano i tizi con la pubblicità, ci beccavamo sempre gli sconti, che ci lasciavano il volantino con gli sconti del McDonald's. Ecco perché mangiavo sempre là, è vero. Perché io che facevo? Mi davano che teneva tipo 8 buoni misti, a volte pure il Burger King. Mi facevo il pranzo perché a volte mi dava, che ne so, c'era il buono panino e Coca-Cola, poi c'era il buono nuggets e patatine. Io mi prendevo magari 2 buste di patatine, però facevo bibita, panino, nuggets e 2 patatine. Poi qualche volta, se avanzava, me lo portavo a casa, ma non avanzava mai. Io quando lavoro mangio, quindi bruciavo tutto tanto. E io con questi buoni mi potevo creare il pranzo, no? Il gelato, cioè una volta c'era solo il buono del gelato, che ne so. Vado là e me lo prendevo il Flurry. No, belle, belle cose. Oppure una volta c'è la foto di una stanza con la cucina dove ero andata.
Mi si a ridere perché feci il trasloco, erano tipo le 11 di sera, io ancora ho fatto il trasloco a mano, sono pazzita. Ancora a portare roba fino alle 11 di sera dopo il lavoro, no? E mi ricordo che mi fermai al Mac vicino a prendere il sacchetto per mangiare. C'è sta la foto della stanza che dai, fai vedere la stanza. Ho fatto una foto, era ancora mezza vuota. C'è il sacchetto del Mac sul mobile della cucina in camera. La mia amica mi fa: ma perché c'è il Mac? E io ho detto: oddio, ma l'hai fatto tipo il bicchiere di Starbucks di Game of Thrones, no? Io, cazzo, c'hai ragione. C'ho la cucina in camera e vado a mangiare il McDonald's, ma io boh. Perché era tardi, capito? Sì, secondo te mi mettevo pure a cucinare. Dopo aver portato la roba in spalla per mezzo paese qua. Alle 11 dovevo andare pure a lavorare il giorno dopo, alle 11 ancora a digiuna, dopo 7-8 ore di lavoro, ma stai scherzando? Infatti ho detto sti cazzi, mi metto a cucinare quando mi stabilizzo. No, mai più, avevo fatto il trasloco a mano, tanto c'ho poca roba, poco due. Ma perché mi sono dovuta carriare lo scaffale, le sedie, perché avevo più. Tavolinetti vari, avevo roba pesante. Infatti poi da allora mai più, perché comunque poi avevo preso le casse, ah, le cassettiere pure avevo, ma dopo, come cazzo ho fatto a portarle, non lo so, mai più. Arrivo. C'è anche qui, non sapevo come usarlo, cosa? Ah, la roba che offrivano i Promotech, sì, è vero. Una Kinder Cards, che cos'è la Kinder Cards? Qua ti fanno assaggiare le bevande, te le danno proprio, ti danno la bottiglia in omaggio, tipo l'acqua di cocco nuova. Ero nella stazione Victoria ad accompagnare un ragazzo che se ne tornava via. Ci hanno offerto questo prodotto che poi è stato lanciato, l'ho visto nel supermercato, ho detto ma questa è quella roba! Oppure la Coca-Cola? No, il Dr. Pepper. Mi hanno dato un buono da mezzo alla strada per andarmi a prendere il Dr. Pepper al Burger King, tipo. Una cosa del genere. Buono. Se no c'era Greggs. Io andavo anche a pranzo da Greggs, che Greggs fa le cose in maniera più casereccia, più o meno. Non è vero, però. Facciamo finta. E ti fai i panini li fanno loro. Prendono i panini, li fanno sul momento, quindi tu hai sempre i panini freschi. Ed è quasi l'unico negozio che vedo che ogni giorno li cambia, quindi non sono vecchi. Li tengono 2 giorni e poi li cambiano. Ecco, quello pure è buono, ti fa una bella baghettina che è tipo baguette. Ti fa un bel panino di quello con la carne, il chorizo, che cazzo ci mettevano. Sennò quello con i gamberetti pure, mamma mia. Prosciutto, non era prosciutto, era tipo bresaola, però era buono. Ecco, io che sono schizzinosa, che i panini non li mangio, non mi piacciono tanto, quelli di Greggs sono buoni, te li scaldano sul momento. Dio santo, io l'ho detto, quando posso uscire devo fare, me ne vado al Mac, me ne vado a prendere un gelato, me ne vado pure da Greggs a sto punto, guarda, mi vado a prendere un cappuccino, cioè, morirò. Faccio venire i crampi per niente, perché qua faccio 100 metri e c'ho il fiatone. Mo. E guarda, devo mangiare tutto il giorno, mi devo andare a sfonnare, guarda, insomma, manco io. Non lo sapevi? Ah! Di pane zuccheroso, az! No, e vabbè, non fa niente, ormai è andata, mi faccio la zuppa dopo e ciao. Che già fa? Avanti a zuppa. Perché gli dai calci invece di colpirla? Sono abituata, guarda, perché mi sono messa l'anima in pace. Non posso far niente. Vediamo se ci arriviamo alla piromanzia 15. Proviamo a fare Sullivan, vediamo come mi sdruma. Magari sale pure di livello. Non ho mai mangiata la Kinder Cards. E
No, io invece diciamo che lo sapevo usare, abbastanza intuitivo. Da noi sono arrivati nel 2018 sti cosi, perché c'era un McDonald's che ha fatto tipo da esperimento per tutti gli altri, come fanno spesso, no? C'era un McDonald's che dovevano tipo demolire, non mi ricordo più, perché era troppo grande. Era uno spazio piccolo, però c'erano troppi tavoli, era un casino. Allora che hanno fatto? Hanno fatto il takeaway. Era solo takeaway, solo che mentre andavi alla cassa si faceva notte, perché giustamente. Insomma, si faceva notte solo per stare alla cassa. Allora alla fine era solo takeaway, che io ce n'avevo uno per sedermi a mangiare a qualche centinaio di metri più avanti, e poi c'era questo che era per chi va di fretta. Poi hanno messo sti computer, quindi ho dovuto cominciare a capire come funzionava. C'è sempre l'omino là vicino che te lo spiega, tipo a me un paio di volte si è impallato. Però era facile, poi io lo uso per scannerizzare il codice. Il codice che tu metti sopra è un codice a barra, quindi lo trova subito, altrimenti lo metti manualmente. Anzi, io mi trovo pure bene, facevo subito perché evitavo la fila alla cassa. Infatti poi quello dove abitavo io, però peccato, era grande, quando ti andavi a sedere teneva i tavoli, eh. Hanno cominciato a limitare lo spazio per mettere sti computer, è diventato un takeaway, non c'è più il classico ristorante dove ti vai a sedere, ci sono pochi tavoli, ha fatto il piano di sopra dove ti siedi, però hanno tolto tutti i tavoli giù, hanno spostato la cucina in avanti che adesso si vede, prima non si vedeva la cucina, adesso li vedi effettivamente cucinare, che c'è tipo la catena di montaggio dietro attorno alla macchina, ed è diventato un takeaway, ci sono solo due o tre casse in croce di cui una o due aperte e basta, vanno tutti con l'ordine al computer perché è più veloce. E poi loro facendo così sono furbi. Onestamente sono contenta perché io ci andavo in pausa pranzo. Infatti, diciamo che all'inizio. No, guarda, ma sono carine le persone che ci lavorano qua, sono tranquille. Perché io avevo la divisa da lavoro nascosta, ovviamente, perché non puoi girare con la divisa di lavoro. Quindi io andavo là, dicevo, guarda, sono in pausa pranzo, insomma, non mi fate sta 4 ore. Gliela facevo vedere, capito? Gli fai vedere lo stemmino sul petto. Loro abitano lì, lo sanno che c'è quel negozio là vicino. Dicono: ah, ok. Con gli ordini al computer è meglio. Perché se io ho 10 minuti, vado a prendermi una cosa da bere e torno. Al McDonald's il mio ordine va davanti alla famigliola che ha ordinato 8 Happy Meal, capito? Ci sta l'arabo con tutta la famiglia, sono 8 Happy Meal a botta, più il cibo per gli adulti. Ecco, per evitare i casini, il mio, che ne so, il mio milkshake, che è una cosa veloce, lo fanno subito. E io passo davanti a loro, mentre il loro cibo deve cuocersi, gli preparano tutto il menù, no? Ecco, sta cosa mi ha salvato. Infatti è fantastico. Perché vedi la gente, l'affollamento che stanno là 8 anni, tu arrivi col tuo ordine esiguo, te che vuoi, te lo porti via, ciao. Il tuo numero viene chiamato per prima, capito? Non è in ordine. Io mi ricordo nel 2016 dovevo fare la fila. E infatti a Natale il manager diceva: pigliatevi 10 minuti in più perché ci sarà la coda. Dovunque andate a mangiare, dice: capisco, state 10 minuti in più perché solo per la fila. E infatti c'era un'italiana che ci lavorava. Ci ha pure provato, poverina, a far presto. Io ho detto: non ti preoccupare, c'è un casino di gente qua fuori che. Questi mo vengono tutti da voi. Può venire in mente gli USA, le poste, pure qua, esatto. Qui tecnicamente lo. No, c'è il bancomat, che cazzo dico? La posta c'ha il bancomat fuori, però non c'è lo sportello così. No, i servizi in Inghilterra funzionano meglio. Infatti oggi parlavo con un mio amico che mi fa: peggio che in Italia. Ho fatto: no, peggio che in Italia perché sto in pandemia. Perché devo contattare un dottore che non mi ha mai vista. Il mio vecchio dottore, che mi segue da quando sto qua, bastava una telefonata
Più che altro è la reception che lavora male, bastava bypassare la reception e riesci a fare quello che devi fare, ti conosce già. Questi non mi conoscono, quindi gli devi fare tutto il papiro, devi stare là, devono verificare. Che cazzo devo verificare io che gli esami me li segnava il dottore vecchio? Lo sa che so talassemica, me l'ha segnato lui l'esame. È lui che mi ha detto, secondo me c'hai la talassemia, io manco lo sapevo. Ha mandato a fare il test dopo il terzo emocromo sballato. Mi fa, vatti a fare un altro esame del sangue, se pure questo è sballato ti mando a fare il test. E si è messa a ridere in maniera positiva, fa, secondo me sei talassemica. Sta impazzendo tutto l'ospedale per l'emocromo tuo, ma fa, secondo me è normale. E c'aveva ragione, eh? Sì, no, pure qua. Io infatti sto a casa, faccio tutto dal telefono, diciamo, con le app o dal sito. Però per esempio la banca, la prima volta che sono andata in banca qua, mi ricordo che avevo preso il giorno libero addirittura, ho detto il giorno libero, andiamo in banca. Perché ero convinta di stare là 80 anni, no? Vado in banca, chiamo mamma, sì mamma, sono andando in banca, ci vediamo fra 8 ore, ti chiamo io quando ho fatto. Oh, io in un'ora ero fuori, un'ora di coda e tutto, servizi svolti. Io ero fuori, che mia mamma mi fa, ma se non sei andata più in banca? Ho detto no, ma sono andata e sono pure tornata. Non ci poteva credere. Questi, wow. Bella, bella così. Sì, quindi in banca ci ho messo poco. Guarda che bel vestito, ho messo a fare tutto l'equipaggiamento da strega nel fuoco. Bella. No, e niente, praticamente in banca, in posta faccio subito. Infatti io spedivo in Italia, non ti dico le bestemmie. Qua la posta puoi andare all'ufficio postale, come si chiama? Quello rosso, il post office. Che è tipo la British Mail, quello della regina, diciamo. Però non mi piace perché è il servizio più caro. È proprio tipo un top servizio, però pure gli altri non è che ci sia tanta differenza, eh. No, io uso Hermes o altre cose. Tutti a parlarne male, io mi sono trovata bene. L'unico pacco che mi hanno perso è perché la tipa mi fa, sono sicura che il corriere non mi trova. Scusa, perché? Perché non mi trovano mai? Allora, o il postino suo ruba, o c'è qualche problema in Italia con il suo indirizzo. E infatti non è arrivata la merce, mi fa, ma lo sapevo. Non si è incazzata. Io avevo l'assicurazione, le ho ridato i soldi, arrivederci, grazie. Poi se le è arrivato pure gratis. Meglio così. E cioè io ho sti cazzi, a me è uguale. Mi hanno comunque fatto il rimborso, quindi. E niente, praticamente qua vai in posta, puoi andare o al post office oppure vai ai drop deposit, che sono dei negozi, a volte anche i turchi hanno il post office, quindi vai tipo al negozietto del turco e ci sarà il servizio postale uguale a quello del post office. Ecco appunto. Anzi, in Germania. La mia raccomandata non è mai arrivata dal 2011, guarda, me l'ha mandata una tizia e non è mai arrivata. È praticamente, c'è cioè il post office dal turco, che è come i cinesi, qua non ci stanno i cinesi, ci stanno i turchi. Altrimenti pure il Morrison, che era un supermercato, si offriva di fare da drop, qualche servizio di drop per i pacchi. Pure WH Smith lo fa, hanno proprio la sezione per i pacchi. Sono organizzati, oppure puoi fare il ritiro a casa col corriere, passa il corriere a prendertelo. Costa un po' di più, ti passano a prendere i pacchi, soprattutto se tieni quelli ingombranti, capito? Però sono organizzati, quindi qua le poste, io non faccio una fila alle poste da non so quanti anni e io spedisco tanto, eh. Quindi con le poste ho risolto. La banca, te l'ho detto, cioè, ci vuole un attimo. Cioè, io se devo andare in banca non devo contare più, perderò 8 ore.
penso come quando dici vado al supermercato, un'ora esco. I supermercati invece, devo dire la verità, preferisco ordinare online, dove è gratuita la spedizione, assolutamente sì, perché io mi caricavo come un mulo quando invece le cose più pesanti me le potevo far spedire, cioè me le faccio portare a casa come mo e io non mi vado a prendere solo le cose fresche magari. Non lo farò mai più, guardami. E poi nel negozio non capivo mai effettivamente che Caspios vende, perché sono grandi, infiniti, ci vuole mezza giornata per girarsi tutti i supermercati, tutti i negozi, cioè scusa, un negozio enorme ci metti mezza giornata a girartelo, e solo per i prodotti che c'ha, a capire anche che cacchio mangiano, perché questi hanno una cucina strana. Va bene, ciao Manu, grazie. E niente, praticamente, wow. Madonna. L'arma mi ha droppato. E niente, bravo, arriva l'altra, via via. Dicevo niente, praticamente non capivo mai effettivamente cosa vendevano. Invece su internet ti sfogli la pagina, ti leggi che Caspio sei, ti vedi le review e capisci anche quanti prodotti effettivamente vende quel supermercato. Ma guarda, la cucina inglese nel senso che è particolare. Per esempio, ci sono delle cose che io mangio con gusto. A me piace il coso di York, che non mi ricordo mai come si chiama. E c'è. Loro hanno anche le patate ripiene di roba, oppure tortini di carne e verdure. Guarda che sono buoni, li butti in forno, ma chi se ne frega? Cibo, va bene, è mangiabile. Tipo quando vedo la pasta nel barattolo di latta, quello mi fa un po' vomitare, devo dire. Con tutto il condimento, quello fa vomitare. Le polpette nel barattolo, queste cose, le ho prese. Una volta abbiamo fatto una scommessa, le abbiamo aperte. E un ragazzo ha preso pure i würstel. Mamma mia, però esistono anche nella carta e nel barattolo di vetro, eh. È che stavamo testando la cucina locale. Però la pasta in latta nessuno ha avuto il coraggio di comprarla. I formaggi sono buoni qua. Io ho trovato una marca di formaggio che mi piace un casino. Però non c'è il galbanino. Quello devo andare dal turco. E costa un sacco di soldi, pure il crodino. L'uovo Kinder, queste cose così arrivano, eh. Però le devi prendere di importazione da questi. Infatti dove abitavo io era pieno di italiani. I negozi locali se l'erano imparati, che ci stavamo noi. E c'era un turco, si chiama All Star, è una catena, c'aveva i pan di stelle, c'aveva queste cose. Quando io sono entrata, ha sentito l'accento strano a tutti gli italiani. Ah no, a me no, a me no. A tutti gli italiani, perché io non ho l'accento italiano. A tutti gli italiani che sono entrati dopo di me, diceva: "Ah, tu italiano, eh? Ti faccio sconto, ti faccio sconto. Si è fatto la clientela degli italiani." C'è sia quella là, i maccheroni cheese. Altrimenti trovi proprio la pasta anche col sugo, cioè se sono anche in busta, che schifo. Trovi diverse cose. Però fa cagare, non le ho mai provate. Una signora mi ha chiesto le fette biscottate come se mangiano, pure non ce l'hanno. Sì, perché uno ha portato le fette biscottate della Balconi, un negozio tutto a pound, io ne ho prese tipo 40, perché non le trovavo da nessuna parte le fette biscottate. E le fette biscottate e praticamente sta signora, ma come si mangiano? L'ho dovuto perché ha visto che mi caricavo, no? Dice, questa che cazzo sta comprando? E è venuta, mi ha chiesto come si fa. Lol. Poi c'hanno anche i gelati buoni volendo, eh. Qualche volta l'ho preso. C'era una catena che sta nei film americani. L'hai visto Venom tu? Se vedi nel vecchio film di Venom, no? Ant-Man mi hanno fatto vedere. Qual era Ant-Man? Mi hanno fatto vedere il video di. Il film di Ant-Man. E praticamente c'è Baskin Rabbits, che è la catena di gelati dove lui va a lavorare, che cercava lavoro, no? Per tenersi la bambina. Baskin Rabbits che gli fa. Non è. Com'era? Don't comply. Lo dico in inglese. Com'era? Quando dice questo comportamento non si addice alla nostra azienda, no? Non è in regola.
quello che facciamo qui. E la Baskin Rabbits qua c'è, fa delle cose schifosissime americane che sono buonissime. Oh, ce l'ho! Come l'attivo sta pil... Oh! No, questa è l'ondata di fuoco. Perché ho l'ondata di fuoco e non ho la spada? Come si fa? Non so usarla. Guarda, è rosa, è fucsia, c'è scritto Baskin Rabbits, tipo c'è il gusto di gelato, torta di compleanno americana. È tipo color crema. Ci sono tipo i sciroppi tipo canditi, no? Tutti colorati. Sprinkle. Solamente quel gusto di gelato sono 8 kg a vista. Solo quando lo vedi hai messo 8 kg di monnezza. Se no c'era zucchero filato, il blueberry che è buonissimo. Io facevo cotton candy, blueberry e o cioccolato. Cioccolato in menta era una bomba. E ti fanno anche il cono enorme. 7-8 gusti con la panna e la ciliegia e la cioccolata sopra, ma sopra e sotto, mamma mia. Una volta me l'hanno fatto, se si è rotto. Che cioè non lo ordina nessuno. Una volta nella vita ho detto, cazzo, lo devo ordinare. E la ragazza non lo sapeva fare perché non lo ordina quasi nessuno, evidentemente. Oppure si piano il bicchierone. Io volevo la cialda, perché pure il cono mi devo mangiare. E praticamente è andata a mettere la roba, si è rotto in mano a lei. Infatti me lo faceva sempre una ragazza che è l'unica che me lo sapeva fare. Quando mi vedevano, fa la servo io a lei. Abbiamo tipo una volta al mese, mamma mia, mi sfondavo. La coppa non la finisci, eh. La coppa mi rimanevano sempre 2 dita che avevo veramente il vomito. Non lo finisci. Sì, infatti, è figo, è tutta roba americana. Oppure se vai nei locali c'è il cosetto gelato, crema, cioccolato del Maltesers, dell'Aero, questi qua. Vedi questi che buoni. Questa io l'adoro, è la cioccolata e menta. Questo è il paese della cioccolata con la menta, cioè. Invece dal Giappone hanno portato il Kit Kat a menta. A menta e cioccolato, però costa un fottio. Perché lo vendono solo al centro di Londra. Ma come si usa sta piromanzia? Io non ho capito. Ma no, che mi serve? Ah. Solo gli stregoni guerrieri, ma quindi io non la posso prendere. Devi essere classe stregone. Ma mi prendi in giro? Però c'ho solo il fuoco, ma vaffanculo. Vabbè, ho livellato un po' l'intelligenza, fa niente. Rimetti, però me lo dà che la potrei usare. Non so come faccio a diventare uno stregone. Va un po' dal piromane, va bene, dal piromane. Va un po' dal piromanziante, come cazzo si chiama, vediamo un po'. Se mi dice qualcosa. Sì, sono gusti particolari. C'era pure l'Oreo. Infatti qui c'è anche il gelato a Oreo. Non è male, eh? Buono, devo dire. Sa peggio. Ah, ma se ne è. Che mi ha dato? Non ho visto cosa mi ha dato. Grado della legione. Ah, quello ti ringrazio. Ho fatto una cop nel Dark Souls 2, piromante, giusto? Piromanziante, non so dove mi è uscito. E ogni tanto ce l'ho sti scivoloni. Chiedo venia. Sarò del livello giusto. Dai, proviamo a fare testa di cazzo, Sullivan. Dai, andiamo a provare a fare a sto coglione. E praticamente oddio, che stava di ah sì, mi hanno invocato in una coppa e quello mi fa così a terra. Io dicevo, ma che vuol dire sto segno? Mi stava ringraziando. Sì,
Si vede che invocava gente e non c'era nessuno. Allora, come a dire, grazie signore, finalmente c'è qualcuno. Perché a volte chiamano aiuto per fare i boss, no? Ma dai, non l'avevo capito. Vabbè. Perché in Dark Souls 2 ti chiamano. No, dici che mi piacciono queste cose perché il mio cervello lavora in maniera diversa? Resistito. Ah, non lo so, perché io con la cucina non è che sono schizzinosa. Io in Italia non mangiavo niente. Cioè, quello è il problema. Cioè, io mangio pasta, uova, pesce. La carne a me non fa impazzire. Cioè, ti dico, mi piace l'agnello. La bistecca di carne una volta al mese mi va più che bene. Ah, per piromanziante, lol. Chissà, no, no, io ce l'ho sempre avuto i gatto così. Sono proprio io. I mostri di Final Fantasy XIII a momenti li rinomino tutti da capo perché non mi ricordo mai i nomi. Infatti, Roberto Gilgamesh fa: tu c'hai un nome per ogni cosa. Perché puntualmente do un nome particolare a ogni cosa, così me lo ricordo. Allora fa, ma come cazzo fai? Oh, dicevo, tutto l'impegno che ci metti per inventarti ogni nome per ogni cavolata, te lo potresti pure ricordare il nome vero. Fai più fatica. Allora, calmi. Ecco, già sta venendo. Questo mi struma malissimo. Uè! Che è successo? Mi è mancata? Vedi il livello, forse. Via! Eccola là! Mi fa meno danno! Esatto, ero bassa di livello allora. Cazzarola. Ero bassa di livello allora. Mi toglieva tre quarti di vita, sto Cristo. Ci sta, ci sta. Eccolo. Però almeno mi deve dare più colpi. Poi io mi incastro, ma quello è un altro discorso. Sì, dai, è il livello. Ottimo. Va bene, c'ha più resistenza. Come con i mostri di Monster Hunter. Pure tu li rinomini? Ma ci sta, eh. Che problema c'è? Ci sta, ci sta. La cucina, mia mamma si è incazzata. Perché io avevo il coinquilino filippino, mezzo filippino, orientaleggiante. Questo ci faceva mangiare peperoni, verdure. Tutte le verdure fatte. Sto sudando. Guarda, saliva. A guardare che mi brucia, mi viene caldo a me. Mi fa sudare. Sette camicie per farlo. Ma che livello sta sto Cristiano? 48? No, famo un altro paio di livelli. A me hanno detto questa zona almeno a livello 50. Io sto a quel livello 48. Capito? Esattamente. No, io c'era. Ce n'era tipo uno drago volante, così a caso. Drago volante, quello là. E un altro paio di livelli per sta norma. No, mi fa troppo danno, considerando che io non sono manco brava a schivare. Ma se vado a prendere pure quelli là, quanto mi faranno di danno? Fammi vedere che questi mi spaccavano prima. Oh, questo mi spacca ancora. Già, mi spacca ancora lui. Vabbè, come non detto. No, non deve fare la piroetta. Normalmente lo sapevo bloccare prima. Allora praticamente io mangio queste cose. A me piace la cucina orientale. Io dovrei mangiare la cucina orientale tutti i giorni e stare una favola. Perché mangiano riso e pesce. Verdure bollite. No, le verdure tipo fritte nella pastella. Le pastelle, verdure bollite, ma nemmeno bollite, a vapore. Io dovrei mangiare a vapore e riso e pesce, mamma mia, e qualche verdura, starei da Dio. Poi per carità, il pollo di KFC sì, però. Infatti la cucina orientale è una delle cose più buone che abbia mai assaggiato. E infatti mo mangio i peperoni. Mia mamma mi fa: ma come mangi i peperoni? Non li hai mai mangiati? Ha detto sì, perché all'italiana non li mangio.
fatti come li fanno gli asiatici a voglia. Un'altra roba. Sì, perché noi non sono molto amare come le facciamo noi. A me l'amaro non piace. Diventano amare, a parte le melanzane fritte, queste cose così, un po' di pastella pure là. Se no veramente non c'è niente. La parmigiana, ma quella c'ha il sugo. Io manco la mangiavo la parmigiana, l'ho imparata a mangiare dopo. A me all'inizio la parmigiana non piaceva. Perché la melanzana io andavo a periodi. Alcune volte mi piaceva, alcune no. Mamma impazziva. Ma te la mangi o non te la mangi? Io boh. Alcune volte sì, alcune no. Dopo periodi. Secondo me in base a quanto ne sopportavo il sapore. Poi se fai la verza davanti a me, io vomito. Ho i conati solo l'odore della verza che sta bollendo, ho i conati di vomito. Mia mamma mi fa, io come faccio a cucinarla? Ha detto, ma che cacchio ne so, falla quando sto al lavoro, falla quando sto fuori. Ma perché la devi fare quando sto dormendo? Cioè, io mi sono svegliata la mattina tipo alle 7 che questa bolliva già verdura, un odore di questa roba nell'aria. Io, come ho aperto gli occhi, dovevo vomitare. Ho cominciato a fare i conati di vomito, sono spaventata. Sono corsa fuori casa per cercare di non sentire l'odore e stavo nel portone e ho detto: io non posso entrare. Cioè, finché non metti un coperchio, fa qualcosa, apri le finestre perché io non posso entrare. Mamma mia. Sì, infatti, cioè. Oddio, poi qua, fammi pensare, qua c'hanno quelle cose ripiene magari di mozzarella. Ho trovato pure i sofficini, io non li trovavo più, che cosa meravigliosa. Il prosciutto è un po' raro. Il prosciutto mi piace, il crudo. Mia mamma mi dava il prosciutto cotto quando ero piccola, l'ho schifato. L'ho preso a schifare, secondo me, non mi piace più, pure il cordon bleu. Invece il prosciutto crudo mi piace un casino. Poi c'hanno i pesci dell'oceano. L'hai mai mangiato il pesce? L'avevo detto l'altra volta, vero? Il pesce con latte l'hai mai mangiato? Perché lo facevano nella mensa che ti dicevo. Mi sono incuriosita. Volevo comprare una sogliola. Ma dove cazzo sta la sogliola? In Inghilterra, no? Pure io. Ho visto il pesce in offerta. Ho preso due tracci di pesce. Non so nemmeno cosa ho comprato. Poi sì, ho preso due pesci. Vado a casa Lidl, perché è Lidl, ma è pensare. Vado a casa perché ho pensato se ce l'ha Lidl, ce l'abbiamo anche in Italia. Sei vegetariano? E niente, praticamente a me semplicemente la carne appesantisce parecchio. Sto malissimo quando mangio carne. Addirittura l'olio. Io mangio tutto al forno adesso da un bel po' di anni perché l'olio mi fa male in basso a destra, che è la milza, mi fa proprio male. Io ho provato a mangiare anche il cibo per i vegetariani perché una mia amica andava con la roba di soia, l'ho voluto assaggiare per curiosità e non è male. È un altro sapore, però veramente leggera. Con quella io non sto male, però la roba con le verdure fa cagare. Strano, la roba finta carne che loro hanno il tofu, mi sa. È il tofu? No, come si chiama quello? Hanno tipo la carne sintetica, come cazzo si chiama? Quello che mettono al posto della carne, che non mi ricordo più come si chiama. E non è male. Ah, è vero. No, praticamente ho comprato sto pesce, vado a casa, il cod c'ero arrivata, perché qui fanno il fish and chips. Il cod era uno di, non mi ricordo che cos'è, però era uno di quei pesci che usano per il cod, per fare il fish and chips. E sapevo che mi piaceva. Alla fine vado a casa, traduco l'eglefino. Che cos'è l'eglefino? L'ho googlato. Avevo letto l'eglefino, ma non sapevo cos'era. Tofu, tempe, il seitan forse. E vabbè, come ogni cosa, pure le verdure fa schifo se non le sai cucinare. Tipo un coinquilino me l'ha frullata e mi ha fatto delle cose
cose fighe, è uscito una roba buona. Ma lui è cuoco. Comunque ho preso sto pesce, chiamo mia mamma: mamma, ma come si cucina l'eglefino? Mia mamma, sai che mi ha detto, che cos'è l'eglefino? Io, ah, bene, perché sono i pesci oceanici. Infatti poi l'ho googlati e ho detto, ma io volevo solo una sogliola in padella, non volevo niente di che, volevo il pesce fritto. E mo che cazzo mi mangio? Ho dovuto googlare la ricetta inglese, loro ci mettono il pane e il latte, ma non è male, detto così pare un'eresia. Io ho fatto una foto, la devo trovare, la devo far vedere. Ho fatto una foto per quanto è venuto buono. E col pane e col latte, raga, è buonissimo. Io sicuramente me lo rimangio. Appena posso uscire, vado al Lidl a comprarlo. Che Lidl non spedisce a casa, purtroppo. Io lo compro là il pesce, mi fido un po' di più. Ma quanti erano buoni. L'altro non mi ricordo come l'ho fatto, ma quello col pane e latte era da Dio. Ho provato a fare anche al forno, ma non mi è piaciuto, avrò sbagliato qualcosa io. Ma quell'altro, mamma mia. E poi c'hanno, sì, c'hanno, che c'hanno? C'hanno un sacco di patate, io adoro le patate, quindi va bene. La cucina loro è piena di patate. Si saziano. Quindi alla fine va bene. Patate, pasticci, tortini, crostate, tutte queste cose strane. I dolci qua ne hanno un sacco. Infatti, per esempio, Halloween io compravo sempre i dolci di Halloween. Pure Lidl ti mette i biscotti di Halloween. Peccato, non li posso andare a prendere. Esatto, devi. No, googlali e cercati la ricetta perché vanno fatti in maniera particolare. E io mi ero spaventata perché pensavo che andava pulito. Invece si mangia direttamente con la pelle. C'era una pellicchia dietro, ho detto, ma fammi capire, io come la sfilo, mo. Mi devo mettere a fare il macellaio. Invece cucinando, cucinando, c'è scritto tutto. Segui la ricetta e va bene. È più agevole. Ma no, ma sono buoni, ma devi assaggiare, sennò come fai a dire? Tipo, io mi prendo il mocha, è il caffè che va in Inghilterra. Io non, il caffè normale me lo faccio magari il pomeriggio. Non riesco più a farmi il caffè normale la mattina. E devo fare il mocha. Ho preso il vizio in questa casa in realtà, perché io mangiavo latte e cereali e poi me ne andavo a lavorare. Perché io vivo col costante terrore che mi viene fame mentre lavoro. Ed è una cosa che odio perché veramente, raga, mi fa male la pancia perché ho fame. Perché io brucio parecchio. Cioè, se io mi. Ah, ecco. Ah, è vero, allora sì, allora a posto. Vabbè, dovresti saper cucinare bene tutte le verdure, vedi? Ma le uova le puoi mangiare o nemmeno quelle? Non ho mai capito. Chi dice di sì, chi dice di no? Come funziona? Le mele non trovo più le fuci, mannaggia a me. Ce l'hanno a volte i turchi. Però, per esempio, cos'è che hanno? Ah, il caffè. Il caffè, io mi faccio il mocha. Il mocha che cos'è? È il caffè? Io facevo latte e cereali perché pensavo che mi veniva fame e poi mangiavo in pausa e poi in chiusura che ho sempre fame prima di cena mi portavo due brioche che mentre mettevamo a posto il negozio sgranocchiavo qualcosa, no? Invece da quando sto qua, siccome abitavo lontano dal lavoro, non potevo più fare la colazione, ci mettevo troppo tempo. Allora mi facevo il caffè on the go, come me lo prendevo quando ero in ritardo, no? Latte, caffè e cacao. Mamma mia, quanto è buono! Si chiama mocha. È latte col caffè. Mi piace un casino, io me lo faccio ogni mattina. Non è schifoso, è buono, è come se fosse caffè, caffè, latte e cioccolato. E mi faccio sempre quello. E me lo portavo al lavoro, tengo il bicchiere di Primark, cioè il bicchiere che loro hanno i bicchieri di plastica usa e getta. Addirittura se vai con la tazza di plastica tua al bar ti fanno lo sconto, perché l'Inghilterra ha firmato per il riciclo della plastica. Infatti mo le fanno anche di bambù. Io ho solo quelle di plastica però, perché il coperchio non è compatibile con quelle di bambù. E io tengo i coperchi buoni, non mi piacciono i coperchi che c'hanno loro. Perché io tengo il coperchio che si chiude, che
come si dice, che non fa passare il liquido, no? Invece loro ti danno il coperchio scemo aperto. E io che ci faccio? Come muovo lo zaino, mi va a finire il caffè addosso, cioè. Sono maldestra io quando mi muovo. Ma è niente, quindi. Ma perché mi arrivano le pubblicità da Epic Games? Non mi interessa, togli. Però alla fine non si sta male. Non è che dici che si mangia male, basta sapere cosa devi evitare. Tipo le caramelle ce ne hanno così tante, i lecca lecca giganti, io l'adoro. Io adoro i lecca lecca. Infatti, prima di quando mi sono chiusa in quarantena, avevo comprato tipo 15 lecca lecca giganti da Poundland, mamma mia. Che dissi chissà per quanto tempo devo rimanere chiusa, no? Non usano più il caffè con il coperchio. Sì, c'è il coperchio col buco. Però quello che tengo io si chiude. Tiene il coperchietto. Giri tipo e c'è la chiusura. Oppure c'è proprio il tappo. È fatto meglio. E poi il mio coperchio è altezza della bocca. Non è incavato dentro tipo americano. Che ti rimane tutto il caffè sul bordo, no? Come se scorresse. E poi è comoda perché ecco, io c'avevo quella, me la portavo a casa e me la lavavo. Ne avevo due o tre perché magari le accumulavo e via. Perché a volte andavo all'altro lavoro, quindi capitava che le cose dell'altro lavoro le lavavo un giorno che ero a casa, no? Erano pure carine, cioè c'ho la grande e c'ho la piccola, che se voglio farmi quello piccolo c'è il caffè più piccolo, se no ti fai il bibidone e quello stai a posto per 4 ore, è tanto, è il large americano praticamente. L'americano fa schifo. Ho imparato a bere il tè io qua, io non bevevo il tè, a me il tè non piaceva, infatti io il tè freddo non lo bevo, non mi è mai piaciuto il tè freddo, né pesca né limone. Però per esempio quello caldo io non lo bevo, sono venuta in Inghilterra per sbaglio, ho assaggiato in una casa il peppermint della Pucca, peccato che costa l'ira di Dio, non sono mai riuscita a ricomprarlo, costa troppo, però è un peppermint, però è buono. Poi lavoravo al bar, mamma mia, ho fatto qualche mese al bar in delirio. Ho cominciato ad assaggiare quello lì ai frutti, tipo rossi, che non mi piaceva, adesso mi piace. E altri tè. Ah sì, il green tea pure. Quello pure ce l'ho. Infatti i punti canale ho messo il tè, che tengo un sacco di dazzemo. Per colpa di Primark. Che Primark le metteva tipo a 1 o 2 sterline. E che carino! Fa fesso, capi? Infatti ho fatto una sfoltita. Però il tè io l'ho imparato a bere qua grazie a una ragazza italiana per caso. Perché la sera lei si faceva la camomilla, a me la camomilla fa letteralmente vomitare. Perché me la dava mia mamma quando stavo male di stomaco per calmarmi. Io vomitavo perché stavo male di stomaco. Quindi io ho associato il sapore della camomilla a bene. Adesso vado a vomitare. Mi fa proprio. E quindi non riesco a berla. A meno che non ci metto la foglia di coso di alloro. Deve cambiare il gusto, se no sono abituata che me la prendevo quando l'ho associata alla medicina, capito? Non va bene. Allora lei si faceva la camomilla. Ne vuoi un po'? Ho detto, ma io non ho la camomilla, ma tu sei pazza? E lei mi fa, c'è il tè, se vuoi. Perché la gente che veniva in quella casa aveva comprato il tè, l'aveva mollato là, non lo beveva nessuno.
se vuoi in quel cesto c'è la roba della gente vecchia, vedi se ti piace qualcosa. E c'era sto Pucca, io l'ho preso perché è il nome del pupazzetto. Ho detto, oh, si chiama come il pupazzetto, ma che roba è? Era il tè, e praticamente l'ho visto, ho detto, dai che carino. Sì, infatti. In Italia a fare il tè. In che senso? Da noi si usa il tè, però ci sono le tisane. Così ho assaggiato il peppermint che mi piaceva. E qual era quella? No, poi l'ho comprati perché qua non costano niente. Ho assaggiato quella fragola, il matcha, tutte queste cose così. Ah, poi ne prendevo uno per i capillari perché dice che dava tutti i frutti rossi per la vite rossa, queste cose per i capillari delicati, per il cuore. Per la circolazione, io soffro di capillari delicati, c'ho che schifo, quello fa schifo però. C'ho il tè che dovrebbe essere per rinforzare i capillari. Madonna, che schifo. E lo zenzero pure, che schifo, però quello se lo bevi stai bene. Quando ho preso il raffreddore l'ho provato, mi si è tolto subito. Il tè allo zenzero è una medicina, non è il tè. Veramente ti guarisce. Infatti le ce l'ho perché se proprio stai morendo, che non è il raffreddore, non è allergia, quello te lo toglie subito. Però fa schifo. E pure i cranberries, mamma lo calma. Ah, dici al bar. Vabbè, sì, quello me l'ha detto un ragazzo che c'è il tempo dell'infusione che deve essere giusto e le cose. Dicono che io lo azzecco. Io lavoravo al bar, veniva un italiano ambizioso e diceva sempre che il tè lo prendeva quando lo facevo io, pure il tuna mayo. E dicevo, ma come mai, scusa? E mi fa, no, fa perché lei è l'unica. Aspetta, fa perché lei è l'unica che riesce. Ah, sono a livello 50 adesso. Ah, perché lei è l'unica che lo mette alla temperatura giusta. Io che non so manco cucinare, no? Ho detto, ma che sta dicendo questo? È impazzito. Curcuma, vero? Pure il miele. Io vedo che qui lo fanno, eh? Ah, ma poi c'è pure il tè al limone. Il tè verde al limone c'è pure qua. No, ma comunque si trova di tutto a livello di cibo. Forse 20 anni fa era più difficile. Certo, non mi aspetto la bistecca fiorentina, eh. La carne qua l'ho comprata qualche volta, cioè quella di maiale che ti tirano dietro. Ma quella penso ovunque. Quella di bovino costa un po' di più, però è buona. La fetta alta, io l'ho vista la bistecca alta, in effetti, eh. Non la compro perché non mi interessa, però. Perché loro le cose per far pascolare i bovini ce l'hanno, lo spazio. Grazie. Sempre allergia. Loro le cose così ce l'hanno. Non è un problema. Hanno il pollo, quei polli tipo del ringraziamento all'americana. Una volta a Pasqua ce lo siamo comprati. Il tacchino mai. Loro hanno parecchio il tacchino. Ah, poi fanno i dolci. Tipo hanno cioccolà, sono buonissimi. Tipo il cornetto no. Il cornetto nostro è tutta un'altra cosa. Però tipo il panno cioccolà, mamma mia. Pure Lidl te lo fa trovare caldo. Dai, vediamo di che morte morrò. Ma è una furia questo, ma come si fa? Io gli faccio
faccio con l'arco e con le frecce, giuro. Parte non dobbiamo stare qua perché un casino di roba, non c'è l'arena, vieni in un posto più papabile, senza smaciullarmi magari. Ma non si può, è un animale! Chi gli sta sotto? Non vedo proprio il timing, io già ho problemi con i perri, eh sì. Cioè qua. Già ho problemi a livello di perri e robe normali. Sì. Cioccolatino, cioccolatin. Cioccolatin. Sì, è il panno cioccolato. Ti dirò, qui c'è l'Eclair. Io ho scoperto perché Eclair è il nome di Lightning di Final Fantasy XIII. Ho scoperto che è il nome del mio dolce preferito, lo choux cioccolato. A Napoli si chiama lo choux. È l'Eclair. Infatti qua ce l'hanno, c'hanno pure i profiteroli. Qua c'è il bar dei siciliani, che buono. Se vai al bar Etna, c'hai tutta la roba siciliana vera. Fanno la granita e le cose come lo fanno in Sicilia. Era destino. Oddio, è vero perché si chiama Claire in inglese, c'hai ragione. Perché se togli la E alla fine e la metti davanti, è Claire. Infatti lo dicevo sempre, dico minchia, il mio dolce preferito. No, ma non mi chiamo Claire per lei, È la Claire sbagliata. Ma se faccio un altro paio di livelli, però non ho capito perché mi ha dato una. Forse era la spada di oscurità. Quella di fuoco di mezzo. Ah, ho cambiato il vestito. Però ho messo l'elemento potente. Sì, infatti. E mi scambiano tutti per quello, perché per colpa del cognome che fa nel Fantasy 8. Dicevano tutti, ah, come Lightning, no. No, grazie. Assolutamente no. E poi mi piace Snow. Dei personaggi del 13 mi è piaciuto di più Snow, onestamente. L'unico non testa di cazzo. Non l'avrei mai detto, perché lo dipingevano tutti come un coglione. Sono un branco di mocciosi piagnoccoloni, lui è l'unico grande, è l'unico più intelligente. È l'unico che non si piange addosso. Poi ti ho detto, ma perché lo criticano? Proviamo un attimo. Magari tiro su un po' di destrezza, ma non è quello, è proprio il timing che sbaglio. Il 15 del 7 dei Final Fantasy. Il 15 l'ho fatto, è bellissimo, lo sto per platinare. L'ho giocato proprio a marzo di quest'anno. Mi è piaciuto un casino, ho fatto pure videos. Però mi ha guidato un po' Gilgamesh con i video di quelli pro, perché videos è un delirio. Ma la rifarei pure. La prima volta, guarda, 2 tazze di tè ci sono volute per fare videos. Perché a me il tè rilassa. Quindi lo uso per rilassarmi. Videos mi ha fatto venire tanta di quell'ansia. 2 tazze di tè. I salti nel vuoto e tutto il resto. Il 7 era carino. Non dico che è brutto, io lo chiamo Mina Gioia. Quando parlo di Final Fantasy e dico Mina Gioia, sto parlando del 7. Prompto. No, a me piacciono Gladio. Devo dire la verità. Però l'hai fatti DLC. Nel DLC, quello tipo a Venezia, Tisha, e Ignis ha guadagnato punti. Nel DLC, io fermi tutti. Ignis, cosa mi combini? Ignis, cosa mi combini? Ha guadagnato punti. Vabbè, Prompto non mi piace perché non è che è scontato. Ci sono delle persone che ci si rispecchiano, io no. Io non sono mai stata cicciona. Allora non vale. Io non mi sono mai fatta bullizzare. Io ti picchiavo. Cioè, se tu mi sfottevi, io venivo là e ti fracassavo il cranio. Quindi non è proprio. Non c'è stata proprio empatia. Esatto. No, no,
il DLC è cazzuto, però la scena dove succede tu sai cosa, dici cazzarola. Però io ho giocato la Royal, eh. Non so se c'è la stessa roba. Perché sapevo che quello normale non valeva la pena giocarlo, me l'hanno sconsigliato comprare il pacchetto dei codici, diciamo. Infatti io me lo sto vendendo al 15, c'ho un gioco base che mi vendo, per la Play 4. Lo devo ancora mettere in lista, pensa. Perché ho preso i... è una Royal. Ho preso i codici da dentro in un'asta, l'ho vinto. Sì, non ho fatto l'asta su eBay. L'ho vinto. Cazzo proprio, mica la compravo, sta più di 20 pound. E ho venduto pure il 13, il doppione, mi sa, sì. Praticamente ho preso il pacchetto di codici, però c'ho il gioco base che non mi serve. Perché io c'ho quello con la console, col film e tutto. Mi tengo quello, boh. E quindi mi ha avanzato sto disco. C'ha la copertina di Luna Freya e di Noctis, giovane e vecchio, quindi è figa. È la Royal. Infatti lo devo listare. Volevo mettere il negozio su Amazon, ho fatto richiesta. No, se me l'accettano lo metto pure su Amazon. Anche tu. No, Ignis per quello mi è piaciuto, però io non so cucinare, non sono così perfettina, quindi non mi ci rivedo troppo. Mi piacevano Gladio e Noctis, non mi so decidere, perché Noctis pare un coglione, però poi zitto zitto qualcosa di intelligente lo dice. Forse Gladio, perché Gladio è quello lì, il maestro di spada che ti vuole insegnare, c'ha un po' l'indole da professore. Ecco. Io c'ho più quell'indole là, che si mette e te lo spiega. Tutti quanti piaceva. Come si chiama? Genziana, Gentiana, come cazzo si chiama? No, era no, Aranea? Strano. Mi mancano due trofei per il platino. Mi manca la cucina e la pesca. Mannaggia. La pesca pure era divertente. L'ho farmata tutta quanta. Mi mancano però i tipi di pesce da completare. Saranno un triliardo. I piatti di Ignis, Madonna mia. Vero, ti viene a soccorrere ogni tanto dall'astronave, là, dall'aeronave, dal cargo. Però è bello il DLC di Prompto, le origini che ti dice nel DLC perché lo è stato fatto in laboratorio è figo. Quello è veramente cazzuto. E poi come gameplay è parecchio vario. Carro armato, pronto. Infatti io feci il DLC di Gladio per primo perché Gilgamesh me l'ha fatto giocare secondo un suo ordine personale, cronologico, che secondo lui è giusto. E mi è toccato il DLC di Gladio per prima. Pure è carino che c'è proprio Gilgamesh. Infatti mi fa, e meno male che quello di Gladio è quello più semplice, ho detto, ah bene, i DLC mi sono piaciuti tutti, devo dire la verità, l'hanno fatti bene. Dovresti giocarci, però non so se ti piacerebbero i vecchi Final Fantasy, perché sono a turni, sono come il 7, il 15 sono più action, è l'unico del suo genere, forse il 16 sarà così. Con il bazooka, vero? Una cosa a caso. Per abbattere il gigante rosso col bazooka, vero? Ma col blu, il rosso. La macchina è figa. Quanto mi divertivo a viaggiare in macchina con le host dei giochi. Ah, il set remake è fatto. Ma è sempre un tipo di action diverso. Al sistema delle crisi fallato, perché è più bello quello di Final Fantasy XIII, che devi mantenere una catena, altrimenti la crisi scende e non è bello. No, del XIII mi è piaciuto il sistema di crisi, eh. Qualcosa di positivo ce l'ha. Invece nel 7 la crisi rimane. È stupida. Nel
13 come molli la presa, la barra scende, rischi di annullare la crisi. Devi stare costantemente a mazzolare il nemico. In qualche modo. Almeno c'ha senso. Eppure le Sammon sono messe un po' lì a caso. Per esempio nel 16 pare che stanno sul campo come il 12 e ti danno una mano, c'ha più senso. Mi pare che pure nel 12 rimangono sul campo, sono indipendenti e menano. Infatti il 16 secondo me esce bene. Se rispettano quello che stanno combinando, eh. Poi è sempre Square Enix, io alzo le mani. Sto aspettando Forspoken io. Esce l'anno prossimo, però il PC mi sa che non lo regge. Perché per Play 5 ci vuole il motore della Play 5, io ho un motore della Play 4, quindi. Secondo me non regge. Perché io l'ho visto in stato embrionale il gioco, ho fatto una roba con Square Enix, però non posso dire un cazzo, quindi non dirò niente, mi dispiace, fino al prossimo trailer. Ogni volta che esce il trailer io guardo per rendermi conto di cosa fanno vedere e cosa no, per regolarmi. Infatti c'è Vincenzo che lo sa, ogni volta mi fa, non puoi dire niente, vero? Ogni volta che la Sony fa lo showcase mi guarda, cioè, no. Anche perché comunque lo stanno cambiando parecchio, eh. Io so anche i cambiamenti perché ne abbiamo discussi, però vabbè, ho paura. Square Enix si ama o si odia, sì, manco stessi andando dalla regina Elisabetta, c'è cioè, proprio la segretezza. Ma mi hanno selezionata forse perché ironia, io non ho mentito, eh. Era proprio il periodo che stavo guardando il film di Fullmetal Alchemist, che è il publisher di Square Enix. Infatti io pensavo che non mi avevano presa. E perché hanno fatto alzare gente, ho fatto e là non mi hanno presa. Tutte le persone in piedi se ne possono andare. Io, what? Lol, pensavo il contrario, no? E perché io ero rimasta seduta, ho detto che che non mi hanno chiamato, no? Invece hanno chiamato prima quelli per uscire, che trolloni. E praticamente, sì, poi la tizia Square Enix al negozio al Day One di Kingdom Hearts 3 mi fa: ma tu sei la Aqua che era all'MCM? Io, ma magari. Io non c'ero all'MCM, signor. Ha confuso il cosplay. Io poi ho un cosplay vecchio, ho detto: ma dove cazzo andavo? Perché gli inglesi non capiscono un cazzo. Ma dove andavo con quelle quattro pezze uscite la meno peggio? Io Aqua lo stavo rifacendo bene. Non è ancora pronto, mi serve un sarto. Mi serve una sarta professionale oppure mi serve una macchina per cucire. Che non ce l'ho. Proverei pure a farla io perché è facile, però mi serve la macchina per cucire. Adesso me la sento di farla, 10 anni fa no. È una stronzata. La gonna me la posso provare a fare io. Però mi serve la macchina per cucire e poi il riccio va fatto a mano. Mi posso buttare. Perché ce l'ho pure già fatta, quindi devo copiare il modello di quella che ho già. Perché l'ha fatta una mia amica, l'ha fatta bene. E quindi va copiato paro paro a come ha fatto lei. Il corpetto volevo provare a modificarlo io a mano. Mi serve la macchina per cucire però. Evocazione delle vetane, vero? Bella pure la host. Perché la delusione? Ah! Un danno che fa ridere, ma quello è per far scena, doveva distruggere il tisce, no? La scena di Noctis a mezz'aria che lo combatte, però è fighissima. E non ho capito perché l'hanno fatto femmina. Ciao Ventus! Oddio, io la categoria l'ho cambiata. Ma che palle, scusate. Ovvio che non è. No, io sto giocando. L'ho giocato prima, Nier. Grazie per avermelo detto, Ventus. Ti ringrazio un casino. No, l'ho fatto prima, Nier. Abbiamo cominciato la speedrun. Mo' devo fare Sullivan. Sto facendo il culo a strisce e sto provando a livellare un po' perché sono sottolevellata per la zona. Non puoi fare Sullivan a livello 40.
Come va, Ventus? Come stai? Tutto bene? Mi fa piacere. C'hai l'audio, eh? C'hai ancora il sound. Dovrebbe partire. Ah, ok. Eccola, un altro fiasco. O lo ami o lo odi quel gioco. Ah, ok, difficile da far arrivare, vero? Vabbè, ma nel 15 c'è anche l'anello che spacca tutto. Le vocazioni ti servono fino a un certo momento. A me arrivava sempre Garuda. Arriva sempre lei, poi vanno a zone. Lei che danno appare solo in certe zone, non mi ricordo più quali. Perciò ti trovi sempre le stesse vocazioni. La caccia alle rane pure è stata bella. Un sacco di quest carine comunque. Le cacce pure le adorate. Oh, a me il 15 è piaciuto. Pace. A me il 15 è piaciuto, non so quale altro Final Fantasy, dovresti giocarli un po' tutti e provarli. 'Shiva era abbastanza comune, la dopo Altiscia però, mi appariva spesso. Riusciremo a levellare un pochettino. Però mi sa che sto pazzo, devo imparare io a schivare gli attacchi, è quello il problema. Non è tanto il livellaggio sfrenato. Provo ad andare a fare un altro paio di livelli. Vediamo un po'. Madonna, sempre solo il tonante, che sfiga. A me quando apparivano i prompt manco premevo i bottoni giusti che non li vedevo. All'inizio non riuscivo a evocarli. Ma non c'era manco bisogno a volte, però erano fighi. Poi cos'è? Ah, io devo fare la mappa pure. Sto cercando tutti e 15 i pezzi della mappa. Ne ho trovati un bel po' a caso. Una mappa ho trovato persino prima il tesoro e poi la mappa. Che Gilgamesh fa non è possibile, si è buggato. E io ho detto, ah non lo so solo che ho trovato prima il tesoro e poi la mappa. Un'altra, ci stava Noctis col piede sopra, l'ho trovata a casaccio. Io, ma che è sta carta per terra? Hai trovato una mappa, un pezzo di mappa? Io, figo! Ci sono praticamente caduta sopra, in tutta la mappa. Però poi le altre sto un po' faticando, non le trovo. Sono tutti gli extra del gioco. Eh no, eh. Io l'ho detto, se escono a culo ci proviamo, dai. Ma la fortuna come funziona? Se tiro sulla fortuna il mostro mi si bugga? LOL. Scherzo, ovviamente. Andiamo a fa sto boss, va. Guardate come mi mena. Quante palate prendo. Che livello è per curiosità? Poi sto PG è uscito cazzuto, però c'è il livello basso, io non l'ho capita sta logica. Alto c'ha 40 livelli in più, ma è debole, debolissimo. Vediamo che succede.
se no mi incarto. Mi prenderà tanto. Oh, ho imparato un po' a schivarlo, dai. Ciccio, perché non vieni qua? Magari. Gli faccio fare sto balzo che non lo eviterò mai. Ho sbagliato il timing, grazie al ca. Sto facendo un casino della miseria. Che paladione. Piromanzia, ma salva. Ma che palle, ma questo è un animale. Ma è la seconda fase di Gascogno, solo che non mi incastro. Vi giuro, Gascogno era così alla seconda fase. Non potevo manco scappare, perché mi incastrava direttamente nel muro. Facciamo meno papere. Spade truccate. Io quando arriverò al re senza nome, io piangerò malissimo. Siamo solo in prima fase. Manco la seconda fase, vedo qua. Devi levare che arrivano le spadate di quelli fuori. Bravo, bravo. Mettiamoci qui. Vabbè, oh cazzo. Una spinta, vedi che bravo, mi ha vista in blocco. C'è un modo per stannarlo? Una piromanzia di ghiaccio, qualcosa. Un oggetto di ghiaccio, qualsiasi cosa, che lo congeli 5 minuti fermo a guizzo. Back step, un front step, qualsiasi cosa. Che non sia un parry perché non lo parerò mai. Stai sotto, che magari è come Gascogna. No, mi stanna pure qua. Da lontano è peggio. Due colpi. Meglio. Meglio di prima sicuramente. Siamo arrivati a un terzo di barra. Nemmeno. Però devo dire che è meglio. Io ho fatto due boss come se niente fosse, poi ti trovi sto colosso davanti. Questa è proprio cattiveria, però, eh. Poi che me l'hanno fatta prendere a fare la piromanzia, se è per lo stregone, fatemi capire. Entra! Ma mi prende. Romme i tuoi bug. Via! Botte, botte, botte! Intanto lo schivo. Che cavolaggio, parlate troppo presto. C'ho anche l'anello contro fuoco oscurità, veramente. Non so, c'è manchi che mangio mettere.
cerchio, come casco, come gascogno. Ha già capito! E riposati un po', però. Stannato. No, non è possibile. Livelliamo un altro po', magari. Non lo so, aumenta un po' di resistenza se aumenta di livello, eh. Mi stanna ignobilmente. Stregoni, guerrieri. C'è un altro round. Poi gli tiro le bombe. Vediamo se riesce. Gli tiro una bombetta. Ma non ce l'ho un oggetto di ghiaccio, no? Eh? No, che stronzo. Come non detto. No, a questo gli puoi dare solo. Ci provare proprio tutta la stamina per rollare. Sì. E devi stare in costante roll. L'unico modo per acchiappare la palata. Ecco. Certo che capissi quando si ferma. Alla la parete. No, no, timing sbagliato, c'è il muro. Si può stannare in qualche modo? Pro gamer che mi dice se posso provare un berry in questa follia, in questo delirio. Non credo che sia variabile. Altri 10 livelli, non lo so, riusciremo a fare in modo che ci toglie un pezzettino di vita almeno, così almeno chiappo 3-4 fendenti, però sto viva. Già che non mi prende al primo colpo, ma ho parlato, quindi sicuramente a questo giro mi prende, già è tanto. Proviamo il costante roll, vediamo che succede. Non mi fa manco. No, potrei evocare forse qualcuno. Spiritello. E vabbè, ingastrami pure! Non ho fatto la piromanzia però. Vedi, ma comincia a giocare male. Non esiste no, un altro livellaggio selvaggio, va? È troppo un casino da fare così.
Vediamo come andiamo. La vedo malissimo. Proviamo. No, proviamo un cazzo, mi metto a livellare, spe. Dicevano che qua dovevo stare a 50, io ero già a livello 40. Stima che me la sono fatta tutta sottolevellata. Quindi si presume che almeno a 60 ci arrivi per fare il boss. A 52. Mi avevano detto in Dark Souls 2 devi fare il farming selvaggio. Ciao Ventus. Mi sfrappa di mazzate. Proviamo a livellare un po'. Sì, perché mi dà 1.800. 16.000 faccio un altro livello. Sono un po' sottolevellata questo posto, mi hanno detto. E il boss mi ammazza. Ma faccio un livello, poi lo vado a fare, faccio vedere lo sfracello che fa. Non so se sia normale. Quali? Lui dà pure la titaninde volendo. Ah, ho capito. Ti fai i guerrieri con la spada, vero? Sì.
pure quelli. Solo che se ti acchiappano, te menano. Questo è proprio in una posizione ottimale. Sono quelli, le streghe. Infatti mi sono fatta l'armatura sua. Questa è tutta l'armatura della tizia. Vedere. Ah, ho capito. Ho preso la faccia. Arrivo, arrivo. Ormai sto qua. Basta prenderlo una volta. Giro qua giù. Ah, ho capito. Facciamo un po' di roba varia. Vabbè. No, io sono un araldo, boh, fatto forse mezzo cavaliere.